Gran Bretagna sempre più nel caos sul rebus Brexit. Il Parlamento è chiamato ora a votare sulla possibilità di chiedere all'Unione Europea il permesso di rinviare la Brexit oltre la data prefissata del 29 marzo. Dopo aver bocciato il no deal, ovvero l'uscita senza accordo, la primo ministro Theresa May punta a un terzo tentativo di far approvare il suo piano. Se la Camera dei Comuni troverà il modo di sostenere un accordo, ciò consentirebbe al governo di chiedere una breve proroga tecnica dell'articolo 50 per concedere il tempo necessario per approvare la legislazione necessaria e ratificare l'accordo che abbiamo raggiunto con l'Unione Europea, ha detto. Ma lasciatemi essere chiara, è probabile che la breve proroga venga concessa solo se vi sarà una qualche soluzione in vista. Non ci sono quindi molte alternative, ha detto May. Pertanto è necessario che il Parlamento capisca e accetti che se non è disposto a sostenere un accordo nei prossimi giorni e non è disposto a sostenere l'uscita senza accordo il 29 marzo, allora è necessario un lasso di tempo maggiore, il che richiederebbe la partecipazione del Regno Unito alle elezioni del Parlamento europeo di maggio. Lo scenario è di incertezza totale davanti all'Europa, che più volte ha dichiarato che l'ultima intesa raggiunta con May è stata l'ultima possibile e non ci saranno altre possibilità. E dopo il voto del Parlamento britannico ha ribadito che non basta il no al no deal, ma serve un accordo. Anche il leader dei laburisti, Jeremy Corbyn, da parte sua ha dichiarato che la Premier deve cercare un accordo con i parlamentari per una soluzione condivisa da presentare a Bruxelles.